Il Consiglio regionale ha ricordato David Sassoli, l'ex presidente del Parlamento europeo, venuto a mancare l'11 gennaio 2022 all'età di 65 anni. Ad un anno dalla sua scomparsa, si è tenuta a Palazzo del Pegaso la cerimonia di conferimento del premio di laurea a lui intitolato, rivolto ai giovani laureati degli Atenei toscani. Tema di questa prima edizione: l'Europa, le regioni e i cittadini. 22 le tesi esaminate dalla commissione, composta da professori universitari, che hanno espresso pieno apprezzamento per l'elevata qualità dei lavori. Prima classificata Alice Campolmi, classe 97, laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Firenze, che si è aggiudicata un premio di 5.000 euro. Al secondo classificato, Filippo Bordoni, laureato all'Università degli Studi di Pisa, è andato il secondo premio di 3.000 euro e a seguire il terzo premio, del valore di 2.000 euro, è stato assegnato a Mira Manini Tiwari, dell'Università degli Studi di Siena. Ma è un'edizione che ha visto davvero una larga, ampia, importante partecipazione. Oggi è un anno che è venuto a mancare David Sassoli. David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'Assemblea legislativa. E questo è, secondo noi, il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. David Sassoli ha ripreso esattamente quello che era lo spirito fondativo con cui è nata l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa che si sapesse tenere per mano, che non lasciasse indietro nessuno. Non è stato sempre così. Spesso negli ultimi anni, prima di David Sassoli, vedevamo un'Europa dell'austerità, un'Europa che divideva, un'Europa che non riusciva a tenere tutti per mano. Guardate, il suo impulso è stato fondamentale e segnerà un cambio incredibile in quella che deve essere, l'Europa, un'Europa moderna che può dare il suo contributo in un mondo che sta cambiando tanto. Ma io, mi sono preso l'impegno di provare a istituzionalizzarla, lo dicevo prima ai rappresentanti delle università, consentitemi di ringraziarli, hanno svolto un lavoro enorme, come ringraziare i tanti studenti che hanno presentato i loro lavori di grande qualità. Mi piacerebbe, se fosse possibile, trovare modo e forma per cui ogni anno noi chiediamo alle ragazze e ragazzi delle nostre università di presentare i loro migliori lavori, perché siano di stimolo anche a noi, alle istituzioni, nel capire quanto sia importante avere più Europa. Allora, la mia tesi ha ad oggetto la tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento in Unione Europea ed in Italia. E nella tesi ho esaminato la disciplina normativa e anche l'applicazione poi nella prassi di queste misure normative. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri. E la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani, ecco. Sì, certamente è un tema molto attuale, sia in Italia ma anche nel resto dell'Unione Europea. E sono infatti grata appunto di questo premio proprio perché spero che questo tema possa essere messo in luce, ecco. Allora, sono sicuramente molto emozionata e molto grata anche proprio per il fatto che questo premio è dedicato alla memoria di David Sassoli e questo appunto è un vero onore. Spero che il fatto che questo premio sia insomma stato che questo premio possa riuscire anche a contribuire a portare avanti il suo pensiero e anche in modo concreto. Sì, mi pare che sia davvero un momento bello, è un momento che ci aiuta a ricordare Davide Sassoli, ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ai ragazzi toscani che il Consiglio regionale, attraverso la Commissione, ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti, è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori e credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare, dei docenti che hanno
posto la commissione di valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio. Noi siamo stati pienamente soddisfatti, abbiamo apprezzato molto la qualità delle tesi che sono arrivate per questo bando e abbiamo scelto di premiare in particolare nelle prime tre non solo la qualità, diciamo, accademica dei lavori ma anche l'originalità dei temi che gli studenti hanno proposto e l'innovatività degli approcci, è un po' quanto si richiede a una tesi di laurea. Servono iniziative così e se ne dovrebbero fare molte di più perché è una motivazione anche per i ragazzi, una spinta a vedersi riconosciuto un lavoro e un impegno sicuramente che va al di là del lavoro che hanno prodotto per l'elaborato, perché molto spesso abbiamo visto una maturazione non scontata. Ecco, io mi trovo a fare molte tesi di laurea e questi sono veramente dei lavori pregevoli. Sassoli ha avuto purtroppo un mandato breve, insomma i suoi anni dal 19 al 22, però è, come dicevo prima, sicuramente è stato il custode dell'Europa e un garante per i valori della democrazia che credo siano utili anche in una prospettiva proprio più ampia di valorizzazione appunto europea. Il Consiglio regionale ha premiato con una targa celebrativa l'Unione Sportiva Larcianese Calcio in occasione dei 100 anni dalla sua fondazione. Il riconoscimento è stato proposto dal vicepresidente dell'Assemblea Toscana Marco Casucci e dalla consigliera regionale Luciana Bartolini e deliberato all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il quarto centenario che festeggiamo in quest'ultimo anno dà il senso della vitalità delle nostre associazioni sportive, fatto di tanto impegno dei volontari, di tante donne e tanti uomini che si mettono a disposizione della propria comunità. 100 anni sono tanti e il premio dato oggi al presidente Carbone è un po' il riconoscimento a tutte le persone che si sono impegnati in questi anni. Lo sport è un valore importante, trasmette quei valori che rendono l'uomo migliore. Io penso e spero che questo riconoscimento possa servire alla Larcianese Calcio per continuare nella direzione che ha portato avanti in questi anni. Prossimità, vicinanza alle persone e costruzione di relazioni e di comunità. Anche questo è il mondo dello sport. Intanto siamo orgogliosi di essere qui oggi a ritirare questo premio perché sancisce 100 anni della nostra storia, della nostra attività. Sicuramente per il territorio dove siamo è un orgoglio, è una cosa importante ritirare questo premio. Siamo tutti orgogliosi, non è semplice, non è stato semplice arrivare fino ad oggi a far 100 anni della Larcianese. Si spera di farne altri 100. Ma e poi siamo sicuri che è calcio minore? Oppure fa sostanza davvero nella nostra Toscana quello che minore non lo è? Forse non è in prima linea per, diciamo, le pubblicità, per le televisioni. E poi anche qui c'è da vedere perché sinceramente sappiamo quanto i tifosi a livello locale tengano anche alle squadre minori, chiamiamole così, ma credo che minori non siano e lo stiamo dimostrando concretamente in regione, qui al Palazzo del Pegaso, perché stiamo portando tutta una serie di centenari. Se ci avete seguito sapete bene quante celebrazioni sono state fatte. Evidentemente la nostra Toscana ha una gloriosa storia sportiva che deve essere ricordata e il ricordo si deve concretare tutti i giorni. Il ricordo non è semplicemente una targa, il ricordo è capire quanto sono importanti dal punto di vista sociale queste società. Sì, la Larcianese, diciamo, è un fiore all'occhiello della nostra comunità perché, vabbè, con questo traguardo dei 100 anni ci riempie veramente d'orgoglio. Anzi, ringraziamo anche il presidente Mazzeo che ci ha invitato per questa, appunto per questo riconoscimento. Noi dobbiamo ringraziare infinitamente il consiglio direttivo di questa società sportiva che manda avanti nonostante tutte le difficoltà del momento, il momento che abbiamo passato col Covid, per aver tenuto duro e quindi essere arrivati veramente a questi 100 anni. E poi ringraziare tutti gli imprenditori, perché ovviamente per investire, per portare avanti una società sportiva ai giorni d'oggi c'è bisogno veramente di tante risorse e quindi il ringraziamento va a loro e a tutto il mondo del calcio che ci segue e ai tanti affezionati, cioè insomma è la maglia viola che è il colore della Larcianese, è proprio nel cuore di tutti noi.
Devo dire che l'Arciano si conferma sempre un comune veramente straordinario, perché appunto un comune di piccola media dimensione, ma in cui ci sono realtà sportive di rilevanza straordinaria, sia nel calcio e nel ciclismo. Quindi questo a dimostrazione della vitalità di un territorio e di una comunità che è profondamente attaccata alla propria storia e è capace di proiettarla nel futuro con qualità, innovazione e soprattutto con radici solide, perché per arrivare a 100 anni significa aver portato avanti nel tempo una realtà e averla portata avanti bene e con efficacia. Io avevo letto per caso che facevano 100 anni e mi è venuta l'idea appunto di dare questa targa alla Larcianese, giustamente, perché 100 anni sono tanti, 100 anni di sport e direi anche di volontariato, perché poi alla fine è un po' di volontariato che fanno, lavorano per i giovani, hanno un settore giovanile, ho visto la squadra giovane, lavorano, cioè giocano con altre squadre, un po' della Val di Nievole, un po' del vicinato, e quindi è un premio ben meritato questo alla Larcianese. Inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, la mostra Silenti armonie e sorprendenti invenzioni del pittore pisano Alberto Martini, visitabile fino al 21 gennaio. Le opere raffigurano oggetti di uso comune e paesaggi conosciuti, che l'artista rivede e rilegge per vedere dove gli altri guardano ed esplorare l'intima essenza dell'oggetto raffigurato. Io sono davvero emozionato, ne abbiamo presentate tante di mostre in questo spazio che abbiamo voluto aprire alle migliori eccellenze della nostra regione. Sono felice che oggi possano esserci qui i lavori di Alberto Martini. So l'impegno, la qualità pittorica che Alberto mette in campo. Vedere qui oggi questa mostra, vederlo qui insieme alla sua famiglia è anche un po' il premio e il riconoscimento di anni di impegno. Le opere arrivano dirette al cuore, sono sorprendenti invenzioni partendo da oggetti, paesaggi, riescono ad arrivarti dritte al cuore e sembra qualcosa che noi non vediamo ogni giorno, una sorprendente emozione. Io sono davvero contento che tanti cittadini, non sono toscani ma di tutto il mondo, possano apprezzare quanta bellezza c'è nella nostra terra, e queste opere sono esattamente queste. Sono uno spazio questo in cui ognuno di noi può riflettere, può guardarsi dentro, può entrare a porsi tante domande e a cercare quelle risposte che spesso nella nostra vita non riusciamo ad avere. C'è, al di là della loro funzione, c'è il vissuto, c'è la memoria che questi oggetti evocano, credo, ad ognuno di noi. Diciamo, sorprendente invenzione probabilmente è la tecnica anche. L'oggetto è più sulla silente armonia, ecco. Io direi che dentro agli oggetti e dietro agli oggetti che Martini mette in mostra c'è la vita quotidiana, la nostra vita in realtà. È la vita di tutti i giorni, degli oggetti che noi incontriamo nel nostro vivere quotidiano. Certamente in questi oggetti noi troviamo quasi una ricerca sull'essenza degli oggetti stessi. Perché c'è una capacità degli artisti di riuscire a vedere, a scavare all'interno degli oggetti, quando forse per molti altri invece si tratta oggetti da buttare via, da levare di torno, da abbandonare. Ecco, invece riletti con gli occhi degli artisti, questi oggetti prendono vita e diventano opere d'arte assolutamente straordinarie. Silenti armonie, perché qui c'è il mondo del silenzio, c'è il mondo della concentrazione, c'è il mondo della riflessione. Qui non c'è un'arte che urla, qui c'è un'arte che invece invita al raccoglimento e a riflettere su noi stessi, sulla nostra vita, sugli oggetti del nostro vivere. Questa è poi una linea d'arte che ha radici antiche, ma che, devo dire, torna
di grande attualità nella nostra vita di oggi. Presentato a Palazzo del Pegaso, il programma per il 2023 del Teatro delle Arti di La Strassigna, gestito dalla Compagnia Teatro Popolare d'Arte. Dopo più di 10 anni di lavoro, il teatro, riconosciuto per il terzo triennio come residenza creativa della Regione Toscana, si conferma con oltre 9.000 spettatori nel 2022, 50 aperture di sipario e 30 iniziative a ingresso libero, il più importante presidio culturale dell'area metropolitana di Firenze Ovest. Tra le produzioni della nuova stagione, Fiabe Jazz, uno spettacolo per famiglie all'insegna della contaminazione. Al suo debutto il 17 marzo, Edda, ascesa e caduta di una figlia ribelle. Tra gli eventi della nuova stagione è previsto anche un omaggio a Lucio Dalla tra musica e poesia, ma non mancano le ricorrenze, come lo spettacolo Norma, dedicato alla partigiana Norma Parenti nel giorno della memoria. Investire sulla cultura vuol dire investire in libertà ed è bello che oggi siamo qui a presentare un ennesimo passo avanti che il Teatro di La Strassigna mette a disposizione delle nostre comunità. Penso che ogni iniziativa che le amministrazioni comunali soprattutto mettono in campo in questa direzione debba avere tutto il sostegno dell'amministrazione regionale. Il nostro compito è quello di costruire sempre più iniziative culturali e fare in modo che arrivino sempre più a cittadine e cittadini della nostra regione. Il Teatro di La Strassigna è qualcosa di bello ed ha il senso dell'importanza di investire sui territori, anche quelli che non sono, come dire, propriamente al centro delle iniziative come Regione Mettiamo in Piedi, hanno qui uno spazio, una vetrina per poter crescere. Il Teatro delle Arti è il frutto di un percorso fra professionisti del teatro e della musica, istituzioni fondamentali per noi come il Comune di La Strassigna e la Regione Toscana e l'idea e i nostri pubblici, l'idea di un teatro aperto al pubblico che parli di noi, della fase che stiamo attraversando come cittadini, come artisti, come anche classe politica dirigente. Nel cuore delle cose vuol dire un teatro che non si preoccupa troppo dei generi, delle tendenze, spazia fra musica, danza contemporanea, teatro ovviamente, poesia e cinema, facciamo anche cinema, ma che sia una comunicazione calda, vicina ai cittadini, inclusiva, quindi aperta a tutte le culture, a tutte le formazioni culturali e quindi è fatto di tante cose, ma queste sono le premesse principali. Ci sentiamo parte integrante dell'area metropolitana, il nostro teatro ha ripreso post-Covid con un'attività importante, molto variegata, teatro di residenza che sta dando delle risposte a tutta l'area metropolitana. Siamo ripartiti a settembre con una programmazione variegata, sicuramente la stagione che andiamo a presentare stamani offrirà sempre molteplici spunti anche per un interesse metropolitano con un programma che dà risposte al territorio, infatti una progettualità che va a toccare vari ambiti, la scuola, il sociale, e questo è stato sempre il nostro punto di forza. Sono certo e sicuro che la nuova stagione del 2023 supererà anche i numeri pre-pandemia del 2019, perché c'è una programmazione intensa, di livello, ma che consente a tutto il pubblico di potervi partecipare. Si spazia da rappresentazioni popolari a pièce di alto livello artistico e culturale e sicuramente l'omaggio anche ad un grande della musica nazionale e internazionale quale Lucio Dalla, sicuramente la ciliegina sulla torta, ma anche l'attenzione alla giornata della memoria con l'opera che ricorda la partigiana Norma e tante altre attività e rappresentazioni di livello. Thank you.